Confagricoltura vuole parlare di TIP in questa serata per il semplice motivo che Confagricoltura è contemporanea all'agricoltura che si sta facendo. Trattato che sta portando avanti la Commissione europea, l'Europa con gli Stati Uniti, c'è una trattativa in corso, ha una pessima fama, lasciatemi dire che se cercate TTIP e agricoltura su Google, prima di trovare un risultato che abbia una minima aderenza con la realtà e dunque che non sia un post delirante nel quale si accusa il TTIP di essere il futuro male dell'agricoltura italiana ed europea, bisogna raggiungere almeno la seconda pagina delle ricerche di Google. C'è la volontà politica di chiudere il trattato il prima possibile, ci sono ancora vari nodi da sciogliere. Speriamo che adesso con l'organizzazione dei prossimi round e soprattutto con il fatto che da parte del Congresso degli Stati Uniti è stata attribuita la TPA, la Trade Promotion Authority, cioè quella che consente alla fine all'amministrazione Obama di andare un pochino più spedita con la negoziazione. Gli americani apprezzano molti i nostri prodotti, sono disposti anche a pagarlo di più, tant'è vero che gli Stati Uniti rappresentano per noi oggi il primo mercato di destinazione per il vino, per l'olio d'oliva, per la pasta e uno dei principali anche per lattiero caseari. Io sono assolutamente convinto che l'approccio è un approccio corretto, ovvero iniziare a capire di cosa stiamo parlando e quindi iniziare a capire come saranno i termini di questo trattato. Loro hanno un'agricoltura che pensa in grande, che si espande, che ha una propensione ad essere una grande agricoltura su un grande mercato. Questo è un grosso tema sindacale. Noi temiamo, come Confagricoltura, noi temiamo che l'Europa spesso voglia diventare una piccola agricoltura in un grande mercato, una piccola agricoltura di eccellenze che devono poi essere vendute su vasta scala. Per il momento c'è stato uno scambio a livello di offerte per il mercato dei servizi, le prossime tappe saranno l'offerta per le linee tariffarie, diciamo, quindi la riduzione tariffaria per le varie linee e poi per quanto riguarda gli Stati Uniti ci aspettiamo una offerta da parte loro per l'apertura del mercato degli appalti pubblici a cui noi insomma attribuiamo una grande importanza. La tabella di marcia prevedeva la chiusura dell'accordo prima delle nuove elezioni presidenziali americane. Non so se si riuscirà, diciamo che la finestra per riuscire a fare questo è da adesso fino alla primavera. Se si oltrepassa quel punto, allora c'è il rischio che l'accordo vada per le lunghe. Dovrebbe essere un negoziato comunque che alla fine porterà grandi vantaggi per le nostre imprese, è stato stimato un aumento percentuale del PIL del 0,5%, diciamo a 3 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, 30.000 nuovi posti di lavoro in più. Non mi sento questa sera di poter dire sì, il TTIP è tutto da buttare via, no, l'accordo transatlantico fra Unione Europea e Stati Uniti deve essere assolutamente una risorsa per le nostre aziende. Siamo qui per capire, siamo qui per raccontare a quelli che sono i dirigenti di Confagricoltura contemporanei di quello che sarà questo accordo. Ci sono forti barriere all'ingresso per i nostri prodotti e che si manifestano soprattutto in barriere non tariffarie, quindi non so, misure fitosanitarie legate al packaging, alle autorizzazioni che limitano tantissimo. Non ultimo anche la questione dell'Italian sounding, cioè il fatto che ci siano molti prodotti che evocano le nostre denominazioni e si richiamano, diciamo così, si rifanno al Made in Italy quando in realtà vengono prodotti in altri paesi e questi rappresentano sicuramente prodotti che portano via quote di mercato ai nostri prodotti originali. Abbiamo parlato di argomenti di attualità che puntualmente gli anni successivi si sono verificati e hanno dato delle risposte a quelle che erano le nostre aziende. Parlare oggi di internazionalizzazione in una crisi del mercato così deprimente per quelle che sono le nostre aziende, poter dare una prospettiva o comunque poter analizzare un rapporto fra Stati Uniti e Unione Europea di cui ancora poco si conosce, è una cosa che credo sia nelle corde di Confagricoltura e debba fare Confagricoltura Mantova nella fattispecie.